342 41 51 406, ripeto 342 41 51 406. Ma quando il signor Magaldi parla di paesi che non hanno ancora raggiunto la democrazia, parla di quei paesi non ancora bombardati dalla NATO, chiede Stefano Zizzari. Sì, insomma, la questione mi sembra posta in termini decisamente provocatori, ma anche poveri culturalmente e storicamente, insomma, perché la NATO nasce come strumento militare di difesa di un sistema che con tutte le sue luci e ombre è stato il sistema democratico occidentale. Io non so se il signor Zizzari avrebbe preferito vivere allora nell'Unione Sovietica di tradizione leniniana-staliniana, nella Cina post-maoista, non so, in qualche paese islamico integralista o retrogrado. Cioè, vorrei capire, per coloro che provocano e ironizzano facilmente, perché in democrazia tra l'altro vige anche la possibilità di critica, e quindi chiunque può farsi beffe, satireggiare il potere costituito, che è un potere spesso, io sono il primo ad averlo denunciato e denunciarlo, è un potere che spesso cerca di involvere in termini oligarchici, però è un potere che si offre alla elaborazione critica dei cittadini, perché la democrazia e lo Stato di diritto hanno evidentemente una forza intrinseca conquistata nel sangue, non regalata da qualcuno. Viceversa, vorrei capire quale modello alternativo si pensa a quello delle democrazie liberali, perché non mi pare che altri paradigmi abbiano dato grande prova di sé o diano prova di sé nel mondo fuori dall'Occidente. Mi tenta, e io dovrei essere super partes. Io ho avuto un debole per Ariel Sharon nella visione e nel profilo che tinteggia un esiliato, tra l'altro si considera un condannato politico, una vittima politica di Ariel Sharon, ed è Baruch Kimberling che scrive Politicidio, un libro che vuole dileggiare la figura di Ariel Sharon. E invece io lo trovo quel libro assolutamente attinente e pertinente ad un uomo che è stato straordinario nel bene e nel male. Quando penso ad una cosa più come nel bene e nelle capisco il suo sorriso. Nel bene e nel male, secondo me ci sono stati anche. Le dico questo perché poi io mi chiamo David, lei Joelle, vaglia a spiegare che lei non è ebreo, giusto? No, neanche io, però. Però con una famiglia, con una simpatia. No, ma credo anche dichiarata questa, no? Sì, ampiamente dichiarata, ci mancherebbe. E quindi ci sono anche massoni in ATA che ama. Bah, voglio dire, adesso questo censimento. No, Lele, non... che è un nostro ascoltatore ci saranno, storico. Ci saranno, insomma, non mi pare una questione questa di... Cioè, non voglio neanche mettermi a fare il delatore. Un'altra, no, un'altra frase che si usa, sempre una nota molto, molto suggestiva, dice: vorrei entrare in massoneria, ma non ho il censimento. Ma non credo ci voglia un censimento. Che vuol dire? Anche i poveri possono entrare in massoneria. La domanda è molto più semplice. Da questo punto di vista... Le fasce popolari, no, i poveri da questo punto di vista la massoneria, al meglio delle sue, del suo funzionamento, è assolutamente interclassista e non pone certo problemi legati al reddito. C'è un percorso lungo e poi per entrare, ma... Soprattutto poi, naturalmente, si deve essere in grado di pagare quelle quote che però non sono particolarmente elevate di partecipazione. E qui è già risposto il maestro, magari la signora Bruna si è collegata tardi, il Grillo, chiedevano di Grillo, già ha risposto ampiamente. Poi sì, no, potete risentire. Su Grillo vorrei dire che io prima ne ho parlato mettendo in evidenza i limiti. Vorrei anche dire che trovo comunque positivo che ci sia questo elemento liberatorio, no? Cioè, in fondo Grillo ha dimostrato anche ai grandi circuiti mediatici, ha fatto una sonora pernacchia dimostrando che la rete unita alla partecipazione civile e sociale dal basso è difficile da imbrigliare con una rappresentazione comunicativa di regime, no? A difesa magari dell'esistente.
Quindi trovo comunque positiva l'esperienza di Grillo, al di là dei limiti propositivi del suo movimento. E, tra l'altro, l'integrale intervista, la piacevole, per quello che mi riguarda, non so per lui, chiacchierata col maestro Senz'altro Magaldi, reciproca la, la trovate proprio su YouTube, sul canale Yes, quindi la potete risentire tranquillamente. Tante visualizzazioni ho visto, quindi è una persona molto attenzionata. E qui le chiedono, aspetti un attimo che devo andare da un'altra parte, ma questo lo faccio io per correttezza. Ecco qui, c'è un esempio concreto a Roma che si può fare, che si può riferire alla massoneria di buon governo, di buona sanità, di buona politica? Ma il migliore sindaco che venga ricordato della storia di Roma è stato Ernesto Nathan, gran maestro allora del Grande Oriente d'Italia e massone eminente. Quando si vuole citare un esempio di buon governo cittadino, ci si rifà a Nathan, quindi ai primi del Novecento, perché è stato davvero un ottimo, un eccellente esempio di massoneria incarnata nella pratica civile, sociale e amministrativa. Io mi esacerbo quando sento dire, con tutto rispetto, portiamo la solidarietà a mondi lontani, a terre lontane, a plaghe così distanti dalla nostra Italia. Ognuno si dovrebbe impegnare nel proprio palazzo, nel proprio quartiere, no? Ci sono motivi e spazi di attività sociale che chiedono la nostra partecipazione, che sono vuoti. Qui c'è l'amico Mario Pizzuti, che saluto, che dice una cosa straordinaria. E volevo chiederti se potevi tenere alta l'attenzione sulla discarica che vogliono fare a Corcolle. Mi sono trasferito qui da poco e la cosa di cui ero contento era proprio l'aria pulita. Non lo leggo tutto, perché al di là del vetro c'è una persona che è venuta appositamente per incontrare proprio il maestro Magaldi per una questione, per una vicenda che ha attinenza a quello che scrivi. E io mi auguro, ma sono davvero convinto, che il maestro Magaldi porterà la giusta attenzione rispetto a quelli che sono i danni da incenerimento, perché il sistema di smaltimento dei rifiuti attraverso la combustione, e lo dimostra un'esaustiva letteratura scientifica e medica, dimostra quanto questo sia sistema, quanto questo ricorso sia assolutamente dannoso. Detto questo, e io, questa è una pagina dolorosa, anche perché con Alemanno, e Alemanno con tutti i suoi limiti, c'era quasi entrato nell'ottica, ma fu il dottor Adolfo Panfili, il professor Adolfo Panfili, a evidentemente sovrapporsi rispetto a quello che era anche la curiosità di Alemanno, perché avevamo posto come riferimento, Andrea, il sistema di San Francisco, rifiuti zero di Paul Connett, riciclare e recuperare, quindi, e dove la mondezza è diventata davvero oro. Io mi auguro che, grazie anche all'attenzione che porterà il maestro Magaldi, ma grazie ad un'attenzione che mi auguro essere sempre più generale ed ampia, si possa cogliere questo come una grande opportunità, anche perché insomma, la politica ha bisogno di... La politica deve dare delle risposte concrete. È un momento abissale, ma proprio dagli abissi si deve riemergere, secondo me. Poi io credo che l'Italia ha bisogno di una massoneria adeguata ai tempi, cioè che sia avanguardia culturale e sociale come è stata nel passato. Purtroppo oggi, con la più grande comunione massonica italiana in mano a Gustavo Raffi e ai suoi degni compari, questo non è stato ancora possibile, insomma. Ma ci auguriamo di creare le condizioni per una unificazione di tutte le confessioni massoniche. Ripeto, una cosa uscirà assolutamente chiara: lei è contro Raffi, maestro. Ci fermiamo, e poi l'ultimo momento, proprio gli ultimi minuti da condividere con lei, che li useremo anche come motivo di congedo. Rispondo a Marco, leggiti prima il libro però, Politicidio, e leggi come lo definisce un suo acerrimo nemico, leggiti il passaggio introduttivo e forse capirai chi è stato Ariel Sharon, nel bene o nel male. Noi dovremmo decontaminarci da quegli aspetti che non sono ideologici, perché anche qui si falseggia sul no, ideologicamente predisposto o ideologicamente in dissenso, no, noi siamo assolutamente soggetti emotivi e quindi ci muoviamo attraverso simpatie o antipatie. Se noi riuscissimo a leggere
in modo integrale, razionale, distaccato un documento, riusciremo anche a cogliere eventualmente l'importanza di questo. Leggiti Marco, ma un invito che ti faccio serenamente, lo faccio a tutti gli ascoltatori, se lo trovate, Politicidio, Baruch Kimmerling, e leggetevi il passaggio proprio, le pagine introduttive alla figura di Sharon.